Ti è mai successo di voler dipingere un bel tramonto usando blu e arancione e ritrovarti poi con uno strano verde o marroncino nel cielo? Oggi ti spiego come evitare questo problema andando a scegliere i colori giusti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Prima di cominciare vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti e se questo video vi piacerà non vi scordate di lasciare un like. Allora, anzitutto cerchiamo di capire perché sorge questo problema dei cieli verdi. I cieli possono talvolta avere delle sfumature di verde, ma non sempre e non con dei verdi spenti o tendenti al giallo, quindi dobbiamo capire come evitarlo. Per questo ci viene in aiuto la teoria del colore, argomento su cui presto farò un corso online e appena sarà pronto lo metterò qua sotto nei commenti, cioè spero di ricordarmi. Noi sappiamo che blu e giallo, mischiati insieme, danno il verde. Ebbene, questi colori sono effettivamente parte di quelli del tramonto, non importa che sia un giallo che magari vira all'arancio, anche perché mischiando arancione e blu a volte si ottiene un verde, peraltro di una tonalità fangosa che appunto non c'entra niente con i cieli. Allora, come possiamo fare? Vi darò tre suggerimenti. Per fare un cielo dobbiamo usare un blu, ok? Però blu può voler dire tutto, ci sono talmente tanti blu diversi. Ci sono alcuni blu che sono più inclini a formare dei verdi e altri no. Ad esempio, il blu ftalo è già un blu che di per sé va verso i verdi, mentre al contrario l'oltremare va leggermente verso i viola e quindi avrà di meno questa componente verde. Stessa cosa per i gialli e gli aranci, alcuni formeranno dei verdi intensi e altri meno. Per esempio, il giallo che ho usato prima era gomma gutta, un giallo arancio molto intenso che quindi tende a creare dei verdi. Molti pittori preferiscono sostituire il giallo con la terra di siena naturale, che è come una sorta di giallino ocra delicato e imita bene alcune situazioni di tramonto che non hanno colori molto accesi, ad esempio una situazione di crepuscolo. Quindi in basso, ho bagnato tutto il foglio, sto mettendo proprio la terra di siena naturale, sfumandola verso l'alto, così sarà più chiara verso il centro. Sotto si può aggiungere anche un arancio o un colore più caldo se volete, oppure lasciare così. E sopra sto aggiungendo un blu oltremare francese che ha una forte granulazione. A me piace, però se preferite un oltremare liscio, non granulato, vi consiglio di dare un'occhiata a quello dell'Amigello. Ecco, vedete che tra il blu e i toni caldi dell'orizzonte ho lasciato una fascia più chiara. Fateci caso perché spesso c'è al crepuscolo questa zona chiara, ha un colore un po' indefinito e sicuramente meno saturo. Perciò anche non fare incontrare due colori, non mischiarli, evita l'effetto verde ed è comunque realistico. Poi con il secondo strato, completeremo questo tramonto. Questo abbinamento si presta, come abbiamo visto, per ad esempio il crepuscolo, ma non per i tramonti dai colori più accesi. Per quelli facciamo un altro esempio. Qui comincio proprio con dei colori molto forti, molto accesi, come l'arancio trasparente della Schmincke, ma va bene anche un arancio pirrolo, di cromo, di cadmio, quello che volete. Qui il trucco sta nel cominciare a raffreddare quell'arancione inserendo un colore più rossastro. Nel mio caso sto usando un quinacridone rosso chiaro che ha una tonalità molto intensa, che secondo me si presta bene alle tonalità infuocate di certi tramonti, perché se usate invece un rosso troppo profondo potrebbe farvi virare al marrone. Poi inserisco in alto il blu, stavolta ho scelto il blu di cobalto, è un blu bellissimo sempre della Schmincke, e anche stavolta andando verso il basso vado ad usare sempre meno colore così si mischia con l'acqua che era già presente sul foglio e va ad incontrare il rosso di prima. Un po' lascio che si mischino da soli, un po' aiuto quella sfumatura ad andare nel verso che voglio spingendo delicatamente il colore con il pennello. Prima di passare al prossimo, intensifico un po' il blu in alto, visto che era ancora bagnato, e basta, poi lo lasciamo asciugare e lo terminiamo con un secondo strato dopo. Terza opzione. Qui per l'orizzonte scelgo un giallo e un arancio di cromo e vale sempre la regola di andare dal giallo al rosso, quindi la tonalità sarà sempre un pochino più rossa andando verso l'alto e ne basta veramente una puntina. Come blu, qui voglio proprio osare e propongo un mix di oltremare più ftalo. Quindi il pericolo del verde è dietro l'angolo, ma vi mostro come evitarlo. Quando arrivo all'incontro tra arancione e blu, di nuovo uso una puntina di rosso intenso per creare quella sfumatura più calda, più rosata verso la metà del foglio.
Come vedete, è proprio inserendo quel rosso in mezzo che si evita il verde. E se ci fate caso, succede molto spesso nei cieli, lo potete osservare sia dal vivo sia nelle fotografie, ed è il motivo per cui non abbiamo tramonti verdi. Quindi l'osservazione della natura e la conoscenza della teoria del colore ci aiutano a non cadere in questi errori. Ora farò un secondo strato su tutti e tre questi mini tramonti per ottenere l'intensità che mi serve. Ricordatevi che si può fare un secondo strato bagnato su bagnato, ma non fate l'errore di bagnare solo una parte, perché è il modo migliore per fare dei pasticci e di creare strane linee o macchie, quindi fidatevi di me e ribagnate con un pennello molto morbido tutta la superficie del cielo, anche quella dove non dovete andare a dipingere. Qui sto intensificando il blu oltremare e lo sto spingendo leggermente più in basso. Vedete che anche spingendo un po' il blu verso il basso non abbiamo un verde e comunque si mantiene quella fascia più chiara a metà, però levando un po' l'effetto troppo bianco che si era creato con il primo strato. Perciò il secondo strato va a sistemare un sacco di imprecisioni e ci aiuta ad ottenere l'effetto finale che volevamo. All'orizzonte aggiungo poco arancione. Il blu di cobalto tende a schiarire molto, infatti se volete un cielo più intenso vi consiglio di usare insieme al cobalto un altro blu, un po' più scuro, però anche così funziona e secondo me questo cobalto crea un'atmosfera bellissima come un po' rarefatta. Io infatti vado a intensificare però con lo stesso blu di cobalto, mentre in basso aggiungo un pochino di arancione dove si era formata una fioritura lì in fondo e poi, mischiando gli stessi colori che ho usato fino adesso, ottengo un tono scuro violaceo che uso per creare qualche nuvola che secondo me ci sta molto bene ed esalta le varie sfumature create con il primo strato che si intravedono dietro. Mi raccomando, se vedete che il foglio si sta asciugando, meglio fermarsi. Non rischiate, altrimenti invece di nuvole vi ritrovate con delle patacche. Anche per il terzo tramonto procedo con lo stesso metodo, quindi ribagno interamente, intensifico leggermente il blu e creo qualche nuvoletta grigia molto delicata ottenuta mischiando gli stessi blu di prima con l'arancione stesso del tramonto. Ed ecco qua come si presentano questi tre tramonti una volta asciutti. Spero che questo video vi sarà utile nel creare dei tramonti con colori più realistici. In caso fatemi sapere nei commenti se c'è qualche altro metodo che avete usato o dei colori in particolare di cui non potete fare a meno quando dipingete dei tramonti. Io vi ringrazio per aver guardato fin qui e ci vediamo presto nel prossimo video.